5 anni dal referendum dell'autonomia, indifferente, deluso o speranzoso? Deluso, indifferente. Secondo lei l'autonomia non serve? No, bisogna essere uniti in Italia. E speranzoso, speranzoso. C'è un ministero per l'autonomia. Ecco, c'era anche prima però. Sì, però adesso abbiamo un governo di destra. Cos'è che manca secondo lei per arrivarci? No, il problema è cosa c'è stato fino adesso. Delusa, speranzosa o indifferente? Delusa che speranzosa. No? Ma adesso cambia il governo. Ciapio. Sì, cambierà l'autonomia, vedremo se gliela concedono la signora Meloni. Comunque io sono veramente deluso. Perché se si fanno delle politiche per l'autonomia devono essere portate a termine. Lasciare lì è un'illusione per catturare voti e basta, no? Speranzoso, perché favorevole non so se vai appena proprio a essere favorevoli, perché non ci credo più ormai, però speranzoso sì. Sarebbe ancora che la facesse. La speranza è l'ultima a morire. Speranza no. Nessuna speranza. Perché? Perché no, non cambia niente. E non darà mai l'autonomia del Veneto, perché ci sono troppi interessi per i politici del Veneto. Anche quelli della Lega non sono tanto sicuri. Dico soltanto che sono contrario, perché tutte le autonomie devono per me risalire sempre al governo centrale. L'autonomia in mano di alcuni sarebbe una oligarchia. Sono sempre speranzoso, però a se dura. Perché se dura? Non so. Mi mette sempre dei paletti, non vuoi dividermi il Veneto dall'Italia, non vuoi. I ricava sempre business. Grazie. Ciao.